la sciarpa per l'aria condizionata, la mia agendina, la mascherina per dormire un po', la spazzola, fazzolettini da principessa, carte di credito e soldini che servono sempre e i fiori di Bach Rescue Remedy. Perché tu non li usi i fiori di Bach, no? Ho capito. Va bene, direi che ho tutto. Ah no, il ciupa ciupa per la bambina. Ok, si può partire. Buon viaggio. So we are astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different you. Carmen la sorella, giornalista inviata di guerra. Ama viaggiare e conoscere, è stata stregata da Praga. Tutti i posti nel mondo dove sei stata anche come grande inviata, hai scelto questa capitale. Praga, devo dire che incarna la città viva, la città giovane, la città piena di musica, la città piena di colori, la città che cambia, la città che è venuta da un passato di grandissima sofferenza e invece poi ogni volta ha saputo rinascere, ogni volta ha saputo ritrovare i suoi colori. La musica è Praga. La musica tu la senti uscire dai palazzi, basta una finestra aperta che viene fuori musica. Trovi dei musicisti di strada a tutti gli angoli. Una città che però anche nel nome ha questo riferimento alla roccia, alla stabilità, alla pietra, alla freddezza, alla sì. pietra. Io mi ricordo la prima volta che sono arrivata c'era questa sensazione un po' fiabesca, no? Con il ponte Re Carlo, la Moldava ghiacciata, questa situazione un po' irreale quasi. Diciamo che Praga è la città del mistero. Quindi, anche delle leggende, no? Delle leggende, del mistero, degli alchimisti, degli astrologi, dei santi, dei martiri. Le strade acciottolate, la luna nascosta tra le guglie, la luce e i suoni rendono la città ricca di energie e di misteri. Praga è per tutti magica. A raccontarlo abbiamo Molena, una nostra amica appassionata di esoterismo. Praga magica è perché in medievo, in 500, tempo di Rodolfo II, in Praga venivano tantissimi famosi astrologi e alchimisti che cercavano di cambiare l'acqua in oro. Ma anche oggi Praga è rimasta città bellissima e piena di magia. Magia che si sente nel quartiere Josefov, il ghetto di Praga, dove è ambientata la leggenda del golem. Si dice che il gigante di argilla, forte e ubbidiente, avrebbe protetto il popolo ebraico dalle persecuzioni. Almeno nella versione di Rabbi Löw, che riposa in questa tomba del vecchio cimitero ebraico. C'è un'altra bella leggenda di questa tomba. Scriviamo il nostro desiderio sul bigliettino e lo mettiamo sotto una pietra. Dopo solo basta che questo desiderio accadrà. Oggi resta ben poco del ghetto di Praga, ma la memoria millenaria della comunità ebraica è conservata al Museo del Ghetto. Qui vi suggeriamo di non perdere una visita alla Sinagoga Pinkas. Sui suoi muri sono scritti, uno per uno, i nomi delle 80.000 vittime dei campi di concentramento nazisti di Boemia e Moravia.
Se volete vedere Praga con occhi di nostro scrittore praghese, che è scrittore uno dei più grandi, assolutamente dovete andare a vedere il suo museo, il Museo di Kafka. Per parte della critica, le opere di Franz Kafka fanno parte del realismo magico. Questa città, patria del celebre scrittore, gli dedica un museo che ne ripercorre la vita e le opere. In un'ambientazione piuttosto cupa e misteriosa, fatta di passaggi stretti, giochi di luci e ombre, ci sono manoscritti, fotografie e lettere del più importante autore ceco, che però, con suo rammarico, scrisse sempre in lingua tedesca. La città nera e bianca, la città con due anime, la città che sembra ferma, fredda e poi invece è in grande fermento, in grande movimento, la città del Faust o del Faust, non so, come lo vuoi chiamare tu? Beh, se lo diciamo in tedesco Faust, diciamo altrimenti Faust. Possiamo dire in italiano Faust. Esatto, so. E poi anche quella di Kafka, no? Quindi con questa trasformazione, questa metamorfosi, secondo te chi rappresenta meglio l'anima e il cuore di Praga? Praga, lo dicevamo, è una città viva e tra l'altro è una città coraggiosa. Vedo una città giovane a prescindere dall'anagrafe. Vedo una città che ha imparato subito l'inglese, una città che ti accoglie con una grande, straordinaria capacità di empatia, dove si mangia bene dappertutto, dove ovunque c'è qualcuno cortese, se ti perdi ti si avvicina e ti chiede posso aiutarla, dove c'è anche, se vogliamo, questo senso della storia, un paese che non dimentica. Oggi viviamo un'epoca noi in cui ci dimentichiamo anche quello che abbiamo fatto il giorno prima, e men che meno la nostra storia, la storia, la nazione. Ecco, c'è una forte identità nazionale e ce l'hanno anche i ragazzi. Ecco, capiscono che per garantire un futuro al paese, questo piccolo dolce paese, come lo chiama Václav Havel, bisogna impegnarsi. Anche noi alla scoperta del volto moderno della città, reso interessante dal forte fermento artistico e culturale. Sono Filippo, sto qui da più o meno 4 anni, lavoro per un'azienda italiana nel campo petrolifero. Sono molto contento di farvi vedere Praga, in quanto la caratterizzano anche degli aspetti molto moderni, e abbiamo una parte molto interessante, che è quella di questa galleria di arte moderna che si chiama Dox. The name Dox refers to a Greek word doxa, which means opinion or a point of view. We want people to come and to create an open platform for dialogue about contemporary art. I can see it in your eyes. Sono il palazzo alle mie spalle, è chiamato il palazzo danzante anche perché ricorda le figure di Ginger e Fred. L'architetto che l'ha fatta era Frank Gehry. È stato molto contestato allora quando l'hanno fatto, perché i cechi in generale preferiscono molto la cultura classica, non amano molto queste cose moderne. Facendo 2 passi, semplicemente, come in questo quartiere di Malastrana, riesce a trovare dei posticini molto carini e molto di design, come ad esempio questo vintage design hotel Saks. Un'esplosione di colori e di idee fanno somigliare l'hotel Saks ad una galleria di arte contemporanea. Il prezzo di una camera parte da 85 euro.
Eccoci al Museo Campa, museo di arte moderna che è stato ricavato da un vecchio mulino. Il nostro racconto non finisce qui. Tra poco torneremo a Praga per conoscerne ancora tradizioni e curiosità, insieme a tanti altri effetti personali. Restate con noi. Prende il viaggio di effetti personali alla scoperta di Budapest. Però vedo che ti è rimasta bene in mente Budapest, non hai perso la memoria come nel tuo ultimo film, no? No, non ho perso la memoria. No, ma ti ho detto, è davvero stato insomma un incontro molto, molto felice, perché io amo le persone piene di contraddizioni, quelli che non sono, non amo quelli no, senza un dubbio, sono, certo. Mi piacciono più quelli che si mettono in discussione. Ho proprio la sensazione che Budapest sia una città di questo tipo, cioè è senz'altro, cioè, il primo incontro è straordinario perché è una città imponente, per cui hai proprio la sensazione fisica della capitale, quindi perché i suoi palazzi sono importanti, certo. Perché si propone in maniera importante, però al tempo stesso è una città che mi fa molta tenerezza perché sembra non aver fatto ancora pace con se stessa, col suo passato, anche quello più recente. Al di là della magnificenza dei ponti e dei palazzi imperiali, c'è uno stile architettonico che dona a Budapest una vivacità particolare, il secessionismo. Peter ci guida in un tour alla scoperta del Liberty in Salsa Magiara. Budapest è conosciuto anche per le sue strade Liberty, itinerari Liberty, dove possiamo scoprire non soltanto i soliti palazzi di tendenze secessionista viennese o quell'Art Nouveau parigino, ma anche ci differenziamo per il cosiddetto Liberty Magiaro. Ed ecco la nostra prima tappa a Casa Bede, un puro Art Nouveau nel cuore di Budapest, vicino a Piazza Libertà. Proprio la casa ospita adesso il Museo del Secessionismo Ungherese. Abbiamo dietro di noi questo fantastico cassa di risparmio postale di Odon Lechner, il grande caposcuola dell'architettura Liberty Magiaro, caratterizzato da questa maiolica spettacolare proprio della fabbrica di Zsolna. Ora ci troviamo all'ingresso del Museo delle Arti Applicate, un capolavoro, un grande debutto di Odon Lechner, il grande secessionista, il grande architetto, e qui abbiamo un ingresso particolare anche per la presenza della grande ceramica pirogranitica, la grande novità high-tech dell'epoca del fine Ottocento. Andiamo a vedere. Vediamo questa bellissima presenza dell'architettura indiana, perché si sa che il popolo magiaro viene dall'Oriente come origine. Io
io ho visto delle cose che mi hanno molto colpito, a parte il Ponte delle Catene, che è veramente meraviglioso. Ho visto delle cose strane, che per esempio c'è il Parco delle Statue, che è una cosa, non so, è molto pubblicizzato sui dépliant, sì, insomma, ovunque, sì, a Budapest, perché diversamente da molti paesi dell'est, che quando è crollato il comunismo si sono accaniti contro le statue, distruggendole, insomma, certo, sfogando la propria frustrazione lì, invece gli ungheresi hanno preso queste statue e le hanno portate tutte in un luogo che è parecchio fuori Budapest, facendo il Parco delle Statue. In sui capolle gurniet mohatum, migis remilti como noi diodolt, sen vetve tavul juvendu velatum, L'ungherese è una lingua, almeno per me, molto dura, molto difficile, e l'inglese ancora non lo parlano perfettamente. Voi come facevate anche sul set di ripresa? Avevate traduttori? No, io sono meridionale, per cui mi esprimevo molto bene a gesti. La gestualità è una cosa che unisce molto, sì, i popoli. No, ho imparato a mie spese che l'ungherese è forse la lingua più difficile del mondo, secondo me. Però un po' come la loro cucina. Tu come facevi? Cioè, tu sei arrivato lì, ti sei portato l'olio extravergine d'oliva, il avrei pomodoro. Avrei tanto voluto. E invece no, paprika e salsiccia. Aglio. Loro, tutta la loro cucina è condita d'aglio ovunque, anche nei cornetti la mattina a colazione c'era molto aglio. Per gli attori è perfetto. E per le attrici, che ecco, non va tanto bene. Per scoprire i sapori ungheresi ci affidiamo a Peter, budapestino doc che ha studiato in Italia. Per noi ungheresi la cucina è importante quanto per voi italiani. Allora il mio consiglio è di venire nel mercato centrale di Budapest, che è un vero tempio dei sapori, dove possiamo comprare gli ingredienti migliori. Andiamo! Cosa divertente per un turista italiano è che dentro il mercato c'è un ristorante per imparare a preparare la zuppa di goulash ungherese. Quindi nel ristorante si prende un cestino con dentro la lista di tutti gli ingredienti che servono a preparare la zuppa. Mindeun. Allora, cominciamo alla prima nella lista, che è il polpaccio di manzo. Prossima tappa, fruttivendolo. Il peperone, un pezzo. Adesso abbiamo preso anche la cipolla, una. Poi ci serve l'aglio. Adesso mancano solo le spezie, andiamo a comprarle lì. Ci servono paprika dolce in polvere e un pacco di cumino. Questa è la paprika, paprika dolce in polvere. Adesso portiamo tutta questa cosa allo chef che ci prepara il goulash ungherese. Főzzenek egy kis gulyáslevest. Non
voglio far torto alla cucina ungherese, io probabilmente non ho frequentato proprio la cucina tipica, però anche insomma il ristorante dell'albergo proponeva sempre questi piatti pieni di aglio, di queste salse. E come sei sopravvissuto? Ho scoperto due ristoranti straordinari italiani. Se ce li dici così li consigliamo anche ai nostri telespettatori. Come no, scherzi, erano due trattorie, tra l'altro solitamente i ristoranti italiani all'estero, insomma, della cucina mantengono solamente il nome italiano, poi per il resto insomma non si mangia molto bene. Al Pomodoro, sì, e alla Trattoria Toscana, soprattutto devo dire la Trattoria Toscana, era un luogo dove si mangiava straordinariamente bene, sia carne che pesce. Dovete andare assolutamente alla pasticceria Gerbaud, non so se la Gerbaud. La pasticceria Gerbaud, dove fanno un dolce tipico di Budapest, che prende proprio il nome dalla pasticceria, che è la fetta Gerbaud, che è una cosa, mangiare quella poi per due giorni si sta a posto, perché è fatto con lievito di birra e uova, tante tante uova. Molto proteico. Molto proteico, sì, però assolutamente, proprio buonissimo. Se poi vai alle termine, poi puoi anche morire e non... dopo aver mangiato una fetta di però questo dolce. Però muori felice. Però muori felice. Con la bocca dolce, esatto, invece di aglio, vedi. Altri consigli di effetti personali. Il monumento simbolo di Budapest, assolutamente da non perdere, è il Parlamento, un palazzo maestoso di quasi 700 sale, di cui è possibile visitarne tre. Una di queste conserva la corona di Santo Stefano, l'icona più importante della nazione. Ricavato in un bel palazzo Liberty, il nuovo hotel Zentrum di Pest ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, con pernottamenti che partono da 80 euro, ambiente raffinato e atmosfera soffusa nel suo ristorante. Molto centrale, strategico, con un ampio ventaglio di prezzi, l'Hotel President è un hotel di lusso dotato di una modernissima spa. Il costo di una stanza va dai 100 euro in su. Nel borgo medievale del castello di Buda, al ristorante 21, si mangia cucina ungherese tra mura antiche, con arredi e atmosfere contemporanee. Aperto nel 1894, il pluripremiato Gundel è considerato uno dei migliori ristoranti del mondo. Si gusta tutto il meglio della tradizione ungherese, accompagnati da romantiche note di violini zigani. Chi vuole vivere una notte underground non può mancare un salto al Simplakert, il giardino semplice, per bere, mangiare, ballare, chiacchierare fino a notte fonda. Tutti i nostri itinerari, come sempre, li trovate sul sito www.la7.it. Buon viaggio! Emilio, se tu dovessi dare una parola per raccontare quella che è la tua Budapest? Due, meravigliosa e contraddittoria. Grazie.